Ma da quanto tempo è, amici, che non vedete questa tavola pronta così? E soprattutto che non vedete all'opera la nonna Federica, per non vedermi perché c'è un motivo, Ecco, nonna. tutti mi chiedono e mi hanno detto: Federica, non ci hai fatto sapere niente, sei No, proprio... Cosa no, succede, no, nonna? no, no. Allora, sono 3 mesi che vado avanti e indietro, a dire la verità. Sono caduta e sono viva per miracolo. Questo devo ringraziare i santi, veramente, a tutti i Come hai fatto santi. a cadere? Racconta ai tuoi amici. Niente, ho tirato sulla griglia e stavo andando giù, però non me ne sono neanche accorta, se no andavo giù a 2 metri e mezzo. Diciamo che è Ripeto, stato un ripeto. miracolo. Un miracolo, questo sì, a tutti i santi benedetti. Voi avete l'euforia della gioventù, che è la cosa più bella del mondo che avete, però certe mansioni così fisiche fatele fa fatevi aiutare, fatele fare a Allora, a qualcun altro. Federico, non è che sono fregata di testa, diciamo pure la Certo. verità, però c'era proprio, dico, faccia, siccome devo venire, devo dire tutta la Sì, verità, dilla, certo, sui dovevo tuoi dire, amici. doveva venire la spurga, La Spurghis. È vero, pioveva. pioveva, allora dico, dai, tiro su la griglia, così come arrivano, erano già le 6 di sera più o meno, ma non è adesso, 2 mesi fa è Sì. successo. E allora dico, tiro sulla griglia, morale, mi sono trovata per terra e ho picchiato tutto qua. Adesso c'è la coincidenza, no? Che anche l'anca. Ti fa male. Oh, Quindi è tantissimo. stata, diciamo, 2 mesi ferma, che le Ferma. dava proprio fastidio il petto. Mamma mia, petto, Ecco, tutto sotto al seno. tutto sotto il seno. E in più adesso si è Dopo un aggiunta, mese. dopo un mese, che non si sa se è per questa ragione oppure si è aggiunta. No, no, si no. Dici Non è che... la ragione, almeno gli ortopedici, tutto quello che ho fatto mi hanno detto che dipende anche dalla mia colonna È vertebrale. perché tu eri Quello che caduta ho, anche io sono tanti caduta ancora anni tanti anni fa. fa. Quindi diciamo che è un periodo tra lei e il nonno in cui niente di grave per fortuna, perché le cose Certo. gravi sono altre, però comunque ci sta dando un po' di fastidi questa, Parecchio. vero? Ora. Quindi anche se la nonna non può avere più la frequenza, avete notato che siamo molto meno presenti, però oggi ci teneva tanto la nonna. A fare la torta di ricotta, perché è la nostra tradizione, Sì. Federica. L'avevamo già fatta anni fa, Sì. era stata una delle prime ricette. Rifacciamo per passare del tempo con voi. E io sono contenta di farla proprio perché vi voglio bene, no? A tutti quanti, nonna. Non solo a voi nipoti, parenti, nuore, figli, no. Come sono al solito, a tutto il mondo. E il Nonna mi nonno arriva. Sabatino dove l'hai lasciato? No, è fuori in giardino. Ah, ecco. E lui come Allora, sta? sta benino. Benino, diciamo che in questo momento sei un po' più tu, più Sono io più fregata. fregata. Ti aiuta il nonno? Sì, come no? E certo, io vado col bastone, Federica, L'hai dove? lasciato lì. Oltre alla torta di ricotta, voglio fare anche una crostata di fragole. Ah, perché oggi è il compleanno di Alice. E allora, E in allora? onore all'Alice del suo compleanno, gli faccio la torta anche a lei. Grazie, Crostata! Alice è mia Alice, cognata. tantissimi auguri e ti faccio una bella crostata, ti faccio il cuore. Ho fatto 1 chilo di farina Sì, normale, farina normale, 00. Poi, 00, 6 uova, wow, li puoi sì, anche contare, 6 uova. Perfetto. limone grattugiato, 400 grammi di zucchero, 400 grammi di zucchero. questa è la dose per 1 chilo, Poi facciamo 250 grammi di burro 250 grammi di burro. e basta. Ah, la vaniglia, ho dimenticato. Non ti preoccupare. La vanillina, una bustina va bene? Due. 2 bustine, Sì. perché è tanta la pasta. Perché, eh sì, 1 chilo di farina c'è sempre una dose, no? Da fare. Questa è una ricetta, nonno, proprio dei miei nonni che la facevano. Questa è una delle mie preferite in assoluto. Questo cos'è? La Ah, è vaniglina. la seconda Eh sì, bustina di due vaniglia. E vaniglini e due cose di due mela. lieviti.
due vanilline. Poi i passaggi piano piano li diciamo. Sì, sì. E poi si inizia. Fanno schiè. Poi nonna, molte persone che ti seguono mi hanno mandato su Instagram foto dei tuoi biscotti pasquali. Ah, i biscotti sì, quelli con la glassa. Eh sì, sono quelle squarcelle. Esatto, le squarcelle e i biscotti dolci, i taralli dolci. I taralli, che adesso li facciamo i taralli dolci. Ecco, detto che le hanno fatte seguendo la tua ricetta, già pronti per le tavole pasquali. Ah, sono sì? Sì, 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 dopo ti faccio vedere le foto. Bravi ragazzi, vi metto qui le ricette della Pasqua, così ve le andate a vedere, ne abbiamo fatte parecchie nel corso di questi anni. Sì, le avevo già fatte. Le persone ormai si sono affezionate a te, vogliono passare del tempo con te anche se le ricette le hai già fatte. Ah. Capito? Va bene. Allora, quando si può, che sto certo. Meglio, che sto bene, che verità. Le facciamo. Le facciamo, nonna. Ci vuole un po' di latte. Un po' di latte. Questa pasta, Federica, questo sì. Tipo di pasta, si fanno anche le squarcelle. Eh sì. È la stessa? La stessa pasta, sì. Però quelle dure, quelle molle, c'è la ricetta giusta che si vede. Su YouTube. Ho avanzato un 3 dita di latte e sono sufficienti. Sì. Guardate. Con la spatoletta fondamentale da avere in cucina, eh? Sì, 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 sì. Eccola. Così si raccoglie tutta la pasta. Si finisce sempre, mi raccomando. E si mette insieme. Nonna, vedi di riprenderti che noi settimana prossima dobbiamo andare in Sicilia. Ecco qua che la nonna la lavora liscia, liscia. Vi faccio sentire la consistenza. Eccola. E poi la nonna si è preparata il Domopack perché la avvolge e questa si tiene una mezz'oretta in frigo, vero nonna? Sì, bravissima. Ecco qui. Guarda. Ecco qua. Ecco qua. Iniziamo così. Questa la tagliamo. In frigo! Che bella! Ti attendono. Chi è arrivato? Ciao! Ciao! Saluta il nonno! Guarda chi c'è! La nonna! Ciao! Sta preparando la pappa! Guarda la nonna! Ciao nonna! Ciao, ciao! Ciao Abby! Come stai nonna? Sei andata in macchina? Papà! Con papà? Vieni! Ma a nonna! A nonna? Sì! Chi è che è andato a nonna? Papà! Ma cosa dici? Oh, è il nonno? Sì. È bello? Sì. Vieni a vedere cosa ti sta preparando la nonna Maria. Oh, oh, oh.